Sì, fate i deficienti che mio padre sta piangendo. E infatti si sposarono. E fu un bel matrimonio, anche se preparato un po' in fretta. Riccardo cantò l'Ave Maria di Schubert e fece piangere tutti quanti. E l'arciprete, che ci conosceva da bambini, fece un discorsetto molto commovente. Oh, cari sposi, non potete immaginare con quale gioia io in questo momento vi ho uniti in matrimonio. E tu, caro Fausto, e tu, cara Sandra. Oh, hai visto? È stato un momento. Grazie. Bravo. Grazie, grazie. Grazie. Il nostro Fausto. Tanti auguri. Bravo, non me la credo. Auguri, bravo. Adesso toccherà anche a me. Papà, ma che ti hai visto che ti sono arrivato? Fausto. La mia bambina. Grazie, signor Rubini, grazie di tutto. Vedrà che Fausto non è un cattivo ragazzo, in fondo. Lo so. E questa è la sua figliolina, la piccola, eh? Brava lei. Allora resta inteso che Fausto verrà ad abitare in casa nostra, almeno finché non sarà capace di provvedere a sé e a sua moglie. Vero? Buongiorno. Ma perché lo tratta così? Portaci a casa, vai. Signor Francesco, possiamo offrirle qualche cosa? No, grazie, Riccardo. Vado a casa, grazie. Va bene. Buongiorno.